l'unico, il solo, inimitabile. Andrea Ringo, ringrazio! Ciao amici di Music Off, eccoci qui sul palco di Giorgia con Andrea Rigonatto. Ciao a tutti. Innanzitutto Andrea, grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi, alla grande grazie. Partiamo dalla pedaliera. Ok, quindi la chitarra entra in questo wah della Jam, il Waco, che dopo un'infinita ricerca appunto sono approdato a questa marca che devo dire sia per silenziosità che per timbrica veramente mi piace un sacco, perché accomuna un po' i Vox anni 60 a sonorità più moderne grazie al selettore qui in parte, no? Che puoi dargli sei tipi di sonorità differenti, quindi puoi fare un po' quello che vuoi a livello timbrico tra vintage e modern. Dopodiché entro nel Rufus, che in questo caso lo uso pochissimo, visto il tipo di scaletta, quindi un fuzz molto versatile. E poi entro nel Cornish, che fa da buffer, quindi anche da mute, per poi avere appunto on-off la chitarra ed accordare attraverso il Peterson, no, che ormai è diventato un must delle mie pedaliere, no? E dopodiché il segnale entra nell'input del Fractal, dell'FM9, che è la versione turbo. Okay. È collegato in modalità 4 cable, no? Quindi posso usare sia dei pedalini davanti all'ampli che nel send return per quanto riguarda ovviamente gli ambienti, delay vari, insomma, no? E sempre in serie, prima di andare all'ampli, utilizzo anche il Mobius come modulazioni, che le uso non programmate via MIDI, ma così un po' in maniera random, quando mi fa voglia, insomma, magari un Univibe o con il Big Sky. A piacimento, esatto. Non so, metti un riverbero un po' più lungo, degli swell, delle cose un po' più particolari, no? Sono dei colori in più. Quindi tutto entra poi nella Wizard, nella testata 100 watt, che è due canali, con send return chiaramente, e nella cassa Bad Cat, che ha praticamente i suoi V30, che mi piacciono parecchio perché sono dei V30 costruiti custom, che non hanno quella puntina eccessiva dei classici V30 sui 3000, 2500 Hz, quindi sono leggermente più morbidi, ma comunque bucano comunque il mix, no? E come microfoni, diciamo un 57? Sì, quindi una abbinata di classico 57 spostato un po' dal centro cono. La stessa cosa l'M160 delle Beyer Dynamic, che appunto vengono sommati in mono, quindi è un setup dell'elettrica per i palazzetti. Ho preferito tenerlo in mono, quindi bello, bello dritto, insomma, no? Per quanto riguarda l'elettrica, esco dalle uscite 1 del Fractal, mentre con le uscite 2 gestisco in pratica la parte acustica, quindi collegando sempre al wah le chitarre acustiche e poi uscendo al mixer in stereo questa volta. Ecco, una cosa interessante per quanto riguarda la pedaliera e tutti i routing è l'utilizzo di questi isolatori, uno della Palmer, consigliatomi da Massimo Mantovani, e questo della Radial, che in pratica tolgono parecchia ronza proprio alla sorgente senza dover strafare con i noise gate, e quindi insomma li consiglio perché insomma fanno un bel lavoro. Quindi, riassumendo, tu hai una prima parte con il fuzz e il buffer, esatto, che vanno direttamente nell'ampli, e poi nel send return va l'FM9 più i due Strymon. Esatto, sì, sì. Okay, poi c'è il pedale di espressione, appunto, tra whammy o quantità di riverberi gestibili da questo qua, insomma, dal Fractal.
chitarre allora di questo tour di Andrea, anche perché c'è una chitarra, spoilero io, molto interessante. Partirei appunto con la chitarra del Papi, che sarebbe sarebbe questa, che è la, tra l'altro quella che uso di più durante il concerto con Giorgia, che è un, cioè, fa appunto, è fatta da mio padre, il corpo, mentre un liutaio della zona, liutaio Coccolin, ha fatto il manico circa una ventina d'anni fa. E questo in pratica è un blocco di frassino che ormai ha 60 anni ed è stata fatta un po' per esperimento, così a copia della mia principale, della Strat principale. E devo dire che suona molto bene, infatti poi negli anni l'ho un po' modificata perché avevo messo tipo il sustainer, poi l'ho tolto, soliti esperimenti che si fanno. E, insomma, un bel suono. Molto bello. E la scritta è la firma di tuo papà? Non è la firma mia, che poi è stata riportata okay. dagli utaio, così per non lasciare la paletta vuota. L'altro giorno poi l'abbiamo levigata qua per dare un po' di gioco in più sugli ultimi tasti. Un vero custom, cioè, 100%. Super custom, infatti è ancora grezzo, roba da... così. Ottimo, bellissimo. E questa come pick-up monta dei Sur. Ok. Ha uno switcher messo da Mattia Ghion, no? Ah, ok. Che si è curato poi tutta la parte sia di settaggio che dell'elettronica. E quindi questo mette in controfase i due pick-up in queste due posizioni qui, per avere un po' di timbri nasali che poi userò stasera un po' sullo stile funk. È splittabile quel pick-up lì o no? Sì, questo anche si può splittare. Pensavo sì. Solo per la controfase. No, anche splittabile. Andiamo sulla Strato appunto che uso dal 96. Avrà più o meno la tua età, se no. E io sono nato nel 96. Ah, ecco, ci ho preso, guarda. Appunto mi ha seguito fin dalle prime apparizioni dei tour con Elisa, quindi ne ha viste un po' in giro. E ed è sempre i JB, c'è la Seymour Duncan, Jeff Beck, classico. E questi sono dei Lindy Fraling. In più, come particolarità, ha questo push-push che fa inserire sempre il pick-up al manico, okay. Praticamente nelle varie posizioni, poi si ha lo split normale, tremolo Wilkinson, è un classico, insomma. Classicone. Cioè, e passiamo poi alle acustiche, che uso su un paio di pezzi, e questa è una delle mie preferite, che è la Bourgeois, da una Bourgeois, una chitarra appunto di liuteria canadese, quindi un ottimo manico, un'ottima tastiera, molto comoda. E questa ha il suo preamp o il No, questo è il sistema Beggs, l'Anthem, adesso non mi ricordo la sigla esattissima. Sì. Comunque l'Anthem, quello beige. Sì, il classico. Classicone, okay. Anche qua. Perfetto. Sì, che in queste situazioni sempre il discorso piezo, altro per rendere... fare sempre un compromesso tra il suono acustico appunto e la gestione su PA. Poi abbiamo una Gibson, bella marcia. Bella marcia. Sì, è tutta bella consumata qui, da questa nuova. Del 93. Sì. E qui in pratica ho tolto, che ne so, lo switch, mi trovo un po' più comodo, si vede dall'andazzo che ho sull'estratto, quindi un po' più a portata di mano. Pick-up Seymour Duncan. E niente, insomma, la uso su un medley che dopo sentirete. Poi un'altra acustica, una Taylor? Sì, una Taylor, anche questa qua ha circa una ventina d'anni, che l'avevo utilizzata per l'album Lotus, fatto con Elisa, che è una 414, però suona veramente bene, si vede che poi negli anni ha preso anche un po' di suono, sempre che il solito sistema... Ho visto che hai proprio tolto quello originale. Sì, perché era un po' chiuso, invece questo qua... Il Beggs è un po' più aperto appunto come sonorità, e quindi questa la fa un po' da spare, insomma, in caso di necessità. Ecco, siamo qua con Rusty, se non sbaglio, con il backliner di Andrea. Ti chiedo un po' di cose. Ciao. Come gestisci le chitarre di Andrea dal punto di vista di cambio corde, visto che è un tema, e soprattutto che corde usa Andrea? Usa le Elixir sia per le elettriche che per le acustiche. Ok.
questa per l'elettrica, che è 10,46, e per l'acustica 12,53, sempre dell'Elixir. Ogni quanto le cambi? Ma dipende un po' da quanto usa una chitarra, però diciamo questa la cambiamo ogni tre concerti, ogni tre date più o meno. È uguale, vale per questa, per la Rigonat, perché le usa di più, quindi vanno cambiate ogni tre, forse quattro. L'acustica la cambiamo ogni sei, perché la usa poco, solo in un medley, quindi non si usurano tanto. Ok, come accordatore vedo che usi lo stesso Il Peterson, così siamo uguali in bolla io e lui. Come accordature sono standard e mezzo tono sotto, quindi questa è accordata standard. Invece la Rigonata è accordata a mezzo tono sotto. Quindi non ha uno spare per ogni chitarra? Non ha uno spare mezzo tono e uno spare standard? Sì, no? Cioè lo spare della Rigonat possiamo usare la Gibson, che è accordata anche mezzo tono sotto. Okay. E se succede qualcosa alla strato, al volo tiro su quella. Quindi invece la spare dell'acustica, della Bourgois e la Taylor, che è sempre pronta lì. Ok, di solito i backliner hanno un sacco di work case enorme, lui va dritto al sodo. Dritto al sodo. Ok. Ci manca solo la spina della birra che... Quella sarà un upgrade nel prossimo tour. No, giriamo così, diciamo, leggeri perché... Sì, quindi tu hai solo quella valigetta in sostanza? Sì, qua tengo tutto, poi un po' di roba la metto anche nel baule delle chitarre, così poi tiro fuori tutto. Il montaggio, se lo facciamo, diciamo, alla svelta, in 20 minuti è montato tutto. E infatti, come dicevo lui prima, questo setup lo uso anche nelle situazioni da locale, appunto. Uso sempre la stessa roba, con anche cover band, che mi capita appunto di suonare con un progetto rock, Cindy and the Rock History. Siamo nel tour di Giorgio, quindi tutti ti conosciamo nel vivo proprio del tour di Giorgio, tutti ti conosciamo come chitarrista di Elisa. Certo. Ok. Visto che in questa parte non curi la produzione, ma sei proprio chitarrista al 100%. Quindi uno spasso totale. E, ti va di raccontarci un po' cosa ti arriva mesi prima di iniziare il tour, prepari il tour e che materiale hai tu per arrivare fino alla prima data? Dico, un paio di mesi prima, appunto, Gianluca Ballarin, che è il nostro tastierista e pianista, gestisce anche tutte le sequenze, mi ha mandato un live, proprio un left e right, del tour precedente. Quindi c'era Diana, la corista, che suona anche l'acustica, che suonava sui pezzi. E quindi andava un po' rimpolpata la parte chitarristica per i palazzetti, quindi io mi sono messo questo left e right qui su Pro Tools e mi sono creato delle parti da dove sentivo che mancavano. Non hai avuto le parti? Il primo step è stato questo qua, quindi mi sono fatto un'idea un po' del sound della band e di come erano arrangiati i pezzi per questo live precedente. Dopodiché Gianluca mi ha mandato circa un mese dopo appunto le sessioni Pro Tools dell'album e da lì ho fatto un po' dei riassunti delle varie parti che erano state registrate in studio, no? E quindi da lì ho fatto un mix tra le mie parti e queste parti magari un po' più dettagliate, però tenendo sempre a mente un po' le parole di Giorgio all'inizio quando mi ha chiamato, che voleva una cosa molto più personale, di non essere proprio didascalico sulla parte chitarristica, così come da album, ma di usare un po' anche la creatività, insomma, no? Sia come suoni che come modo. Quindi per quello ti dico veramente uno spasso. E proprio parlando di suoni, tu hai creato i tuoi suoni. Appunto, anche da lì, come ti dicevo prima, mi sono portato poi i suoni che uso di solito quando suono a casa, oppure suono magari nei locali, oppure registro. Quindi ho pensato diciamo, in maniera libera, quindi mi sono sfogato portando l'ampli, i pedali che mi piacevano, eccetera. Quindi poi in sala prove, appunto, con la direzione di Sonny Thompson, che appunto gestisce un po' tutta
il globale, no, della band, e ci siamo tarati e ha dato l'ok su delle parti, certe sono state modificate, però diciamo che il grosso è un po' rimasto quello a cui avevo pensato. Ringraziamo per la tua disponibilità e grazie. Ci vediamo alla prossima. Yes, alla prossima. Ciao, grazie.